33 persone deferite all'autorità giudiziaria per abusivismo edilizio e violazione di sigilli. E questo l'esito del maxi blitz portato a termine dai carabinieri della stazione di San Giovanni a Piro agli ordini del maresciallo Roberto Ricotta. L'attività investigativa ha permesso di accertare che nella frazione di Scario 25 persone, quasi tutte residenti nel napoletano e nel casertano, avevano realizzato 7 abitazioni per le vacanze estive, per una volumetria complessiva di circa 200 metri cubi ed un valore complessivo di circa 600.000 euro. Di queste, una villetta del valore di 130.000 euro è stata sottoposta a sequestro in quanto non ancora ultimata. I militari hanno inoltre denunciato altre 8 persone responsabili del reato di violazione dei sigilli, poiché in località Valle di Natale, nel comune di San Giovanni a Piro, le 8 persone si sono introdotte all'interno di 2 immobili sottoposti a sequestro. Hanno così violato i sigilli apposti sulle 2 strutture sequestrate durante un'operazione compiuta nel giugno del 2012 che portò al sequestro di 53 lussuose ville e al deferimento all'autorità giudiziaria di 112 persone.